Bene ragazzi, come avete visto, ho appena catturato Chigami, il Pokémon Origami. La sua pelle ha le stesse proprietà della carta. Si dice che in Oriente gli origami siano stati inventati proprio osservando questo Pokémon. E sì, con la patch hanno sistemato i ragazzi di Weedle questo errore che non permetteva appunto di catturare i Pokémon. Ora si può. E quindi ora mi rifaccio tutta la strada per arrivare all'isola cocente. Ed eccoci di nuovo qui. Insomma, qua la gente è tornata in sé. E dobbiamo andare a cercare la capopalestra Alexandra, se non sbaglio il nome. Dato che c'è un MT Terrempesta, era prevedibile. Dobbiamo cercare. Eccola lì, Alexandra. Ok, l'abbiamo già trovata. Vediamo cosa ha da dirci. Oh, eccoti finalmente, Next. Se ti ho fatto venire qui, lontano dalle guardie, per parlare di quello che è successo oggi. Se sei riuscito a sconfiggere quel Gengar, saprai perfettamente che non appartiene a questo mondo, ma ad un mondo parallelo al nostro, nome in codice Xenoverse. Ezio è un mio caro amico e mi ha raccontato che prima o poi saresti arrivato nella mia città. Sai, ti ho portato qui perché ho bisogno del tuo aiuto, Next. Purtroppo i Pokémon del mondo X stanno creando parecchi disagi all'Osi Cocente. Forse non lo sai, ma questa città è famosa per trasportare l'acqua miracolosa, l'acqua più buona di tutta la regione di Eldui, proveniente dai nostri fiumi. Ogni giorno i miei soldati trasportano l'acqua in ogni città, per cercare di salvaguardare sia i Pokémon che gli abitanti di questa regione. Ma purtroppo questi Pokémon arrivati da un altro pianeta hanno bloccato tutti i trasporti, in particolare nel Canyon Naranja, che si trova a destra dell'Oasi. Un Pokémon X con i suoi attacchi di tipo volante ha bloccato il passaggio ai miei amati soldati, e io non sono in grado di contrastarlo. Puoi aiutarmi? Sì, va benissimo. Dobbiamo arrivare al Canyon, dunque. Va benissimo, va benissimo. Ci dà un contenitore per prendere l'acqua, quindi sì, andiamo a prendere il contenitore per l'acqua miracolosa e andiamo. Intanto c'è stato Heracleum N, una nuova pietra per il PokéWest, non ci lascia più andare, non ci lascia più andare, va bene. Ok, finalmente siamo liberi, e abbiamo ottenuto forza. In poche parole, l'Heracleum Z ha lo stesso effetto. No, l'Heracleum N, non Z. Sono abituato con Pokémon Sole e Luna, mi dispiace. Con Tritiperla, molto molto costosa, quindi la vendiamo anche subito. Dopo apriamo la cassa, ma prima vendiamo. Come vedete, 25.000 poké dollari. Non si buttano mica via, non si buttano via. La coda Slowpoke, la polvostella, la pepita. Siamo diventati ricchi in pratica. Osso raro. Siamo ricchi, ricchi. E c'era anche il mini fungo. Lo vendiamo. E c'era anche un grande fungo. Vendiamo anche questo. Presartigli. No, piuma bella volendo. Sì, non ci serve tanto. E possiamo vedere cosa vendi? Love Ball. Prendiamone 7 così a caso. Mega Ball ne prendiamo altre 5 e super pozioni mi servirebbero, sì. Poi vedo qua Etere che sarebbe molto utile, ma non per adesso, penso di no. Penso che possiamo stare ancora come siamo. Senza gli Etere intendo ovviamente. Qua vendere bacche, va bene, sfidiamolo. Probabilmente avrà sempre Meow e Kecleon, quindi beh, vi taglio la lotta. Ok, avevo un Kecleon a livello 42 ed è eccessivamente alto, livello 42. Prima o poi sicuramente, se ci metto la mano sul fuoco, lo avrà a livello 100 il Kecleon, sicuramente. Una cosa che mi farebbe piacere sapere è quando otterremo la gemma per fare surf. Davvero. Non dovremmo già averla. Abbiamo incontrato tantissime pozze d'acqua. Cioè, perché no? Intanto deposito Erkinsect e non Gialapucha. Ho deciso di tenere in squadra entrambi. Entrambi, dico, momentaneamente. Se l'evoluzione di Gialapucha mi soddisferà, insomma, lasceremo lui. Non direi di poter fare altro nei box qua, quindi andiamo dal nonno di Alexandra. Ma qua troviamo un antidoto. Utilissimo in questo punto del gioco un antidoto. Ciao, io sono Aiga e vengo dalle Cascate Solenni.
Sono venuto qui nell'Osico Cente perché volevo respirare la bellezza di questo posto e i Pokémon di tipo acqua. Sfortunatamente però sono rimasto bloccato a causa delle grosse raffiche di vento nel canyon, causate da un Pokémon che non proviene da questo pianeta. Ti prego di aiutarmi, devo tornare il prima possibile nella mia città natale e raccontare a mio figlio la bellezza di questo posto. Le cascate solenni si trovano a nord del canyon. Se riuscirai a sconfiggere il Pokémon X, vieni qui e ti ricompenserò. Sì, lo dobbiamo fare, quindi lo faremo. Lavoro in corso? Non ho capito. Luna Ball. Ok, però io non ho ancora capito dove devo andare. Ok, penso di essere sulla strada giusta. Dobbiamo tornare dentro al cammino roccioso per poi usare Holo Ariyama. In quanto abbiamo Earth Insect contro. Dobbiamo usare Holo Ariyama per spostare i massi, per l'appunto. In un percorso appunto ancora non accessibile. Appunto. L'ho già detto appunto. Adesso l'ho detto appunto. E facciamo lanciafiamme ancora. E giù Earth Insect. Il primo Earth Insect contro che troviamo. Va benissimo. Già la Pucia non sale di livello. Va benissimo anche questa cosa. Iperpozione. Qua c'è anche un'altra iperpozione. E lì una grotta. Percorso 8. Benissimo, siamo sulla strada giusta. Siamo sul percorso giusto. Sono qui per cercare Pokémon di tipo coleottero rarissimi. Si trovano dei nuovi Pokémon di tipo coleottero qui. Perché se no non sono rarissimi. Mi dispiace, Danny. Possiamo proseguire. Di qua c'è uno strumento, quindi lo prendiamo. Super repellente. Ne abbiamo già tanti, però beh, uno in più non guasta mica, no? Qua invece c'è una bacca frago, anche questa non guasta. E qui un'altra fia dei fiori. Stiamo incontrando pochi Pokémon, gioco di parole, nuovi in queste zone. Però io non so che dirvi. Non so che dirvi, mi metterò a cercare per qualche minuto e vedremo. Mew Gallo. Non l'ho incontrato selvatico, ma è di un allenatore. È l'evoluzione di Galidler. Tipo Glemmia e Paragli. Sì, si assomigliano Glemmia e Paragli con Paragli con Galidler e Mew Gallo. E già la Pucia non Milomute. Oddio, cos'è Milomute? Mettiamo Arrol. Quindi due Pokémon nuovi di fila, io che mi stavo lamentando di non vederne. Lui è l'evoluzione di Ikilu. È decisamente più bello di Mew Gallo. Decisamente. Era salto. E giù Milomute, Milomute. E Arrol sta a livello 40. Già la Pucia al 32. Ma non si evolve perché. Che cosa è successo? Ah, dicevo, che cosa strana. Perché appunto vedete, già la Pucia ne troviamo a livello 35 in questa zona. E quindi il nostro essendo al 32 non è possibile che si evolva. Proseguiamo dunque sul percorso 8, terza pietrafoglia. E qua Codaschitti, utile per scappare dalle lotte. Qua c'è Pierre. Sono venuto qui per studiare le specie drago per una ricerca al campus Acero. Quindi troviamo dei draghi qua. Qua troviamo lo Zinco. Qua invece troviamo una bacca pugna. Pugna. Sì, come parlo. E qua dentro questa specie di boschetto una bacca Axan. Torniamo indietro. Ok, la zona si è fatta incredibilmente più tenebrosa. Allora allenatore, io sono Valerio. Provengo dalla bellissima regione di Alola e amo un sacco l'avventura. Infatti sono in vacanza qui per scoprire le meraviglie della regione di Eldui. E soprattutto desidero catturare un Geodude non attivo di Alola. No, non ce l'abbiamo. Quindi t'arrangi. Vulcano Decibel ad ovest, quindi di qua. Però la strada è chiusa. Qua c'è una casetta che è vuota. Per rocca draconica non si vede nulla.
Ma cosa? L'entrata è tipo buggata. Dove ero salito? Spaccaroccia, lo Trapinch. E qua radice energia. Non sono i miei preferiti i rimedi. I rimedi naturali. Però va bene. Rocca draconica. Devo dire che davvero non si vede quasi nulla, ma proprio nulla, se non appunto i personaggi. Casa del ricorda mosse, quindi qua possiamo fare appunto ricordare le mosse, penso con una scoma drago. Sto preparando il mio Dradigon per andare sul vulcano Decibel. Tu ci andrai. Va bene. Scoma drago, penso che servirà proprio per far evolvere Kingdra, non tramite scambio ma tramite livello. Qua c'entro Pokémon, ok, curiamo subito i Pokémon per l'appunto. E continuiamo. Se superi il ponte arriverai alla dimora di Oleandro. È il guardiano della rocca e protettore del vulcano Decibel. Ma allo stesso tempo è un allenatore formidabile. Riesce a comandare tutti i Pokémon di tipo drago di questo pianeta. Vorrei un giorno essere come lui. Ok. Cos'è che dice? Compra tanti repellenti se vuoi superare il vulcano. Bene, va bene. Ciao allenatore, Alexandra mi ha avvisato che saresti venuto alla Rocca Draconica per incontrare il sommo Oleandro, suo nonno. Oleandro si trova sul vulcano Decibel. Sono stato incaricato dalla regina e da Oleandro in persona per proteggere la rocca in sua assenza, dato che sono il soldato più forte dell'Osi Cocente. Purtroppo non posso darti il consenso di andare sul vulcano, solo Oleandro può farlo. Ma sapendo il tuo arrivo, la regina Alexandra mi ha detto di preparare una lotta contro di te. Se vincerai avrai il consenso di andare al vulcano Decibel, se perderai resterai qui. Allora sei pronto? Certo! E ti batterò, caro Veliano. Lyron, anche lo sfondo non è che sia molto illuminato. Non si vede proprio nulla. Shulong vuole imparare ai dragartigli. Sì. E se vedete questi puntini rossi sullo schermo è semplicemente la sabbia di Podown che ho appena sconfitto. L'ultimo Pokémon è Steelix. Teniamo il buon Shulong, anche se dopo questo turno andrà KO, per fare appunto una fanghiglia. Magari ti abbassa la precisione Steelix, magari. E invece no. Sgranocchio. E Shulong va giù. Era da aspettarcelo. Dovevamo appunto aspettarcelo. E già la Pucci è più veloce, non lo so. Nel caso mettiamo Electabuzz. Già la Puccia inoltre come mosse fuoco ha solamente giorno di sole e ruota fuoco. Ed è sicuramente più efficace un lanciafiamme su Steelix che non ha una così tanta alta difesa speciale. Ebbene, abbiamo tutto Veliano. Quindi ora possiamo andare? La regina aveva ragione. Complimenti giovane allenatore, hai il mio consenso di andare al vulcano Decibel. Inoltre accetta questo regalo, 10 per pozioni, mi sembra giusto. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Xenoverse andremo verso il vulcano Decibel per incontrare, anzi per chiamare forse, Oleandro, il nonno di Alexandra. Io per questa parte vi dico che è tutto, lasciate un mi piace, come al solito arriviamo ad almeno 300, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti se ancora non l'hai fatto, qui è tutto, ciao allenatori!